Certo, qua la gente in via Padova vive male perché c'è troppa immigrazione, come abbiamo detto il troppo stroppia e bisogna porre un limite. In Svizzera l'hanno fatto, metteranno delle quote, lo dobbiamo fare anche noi perché oramai l'immigrazione pone dei problemi sul fronte del lavoro, sul fronte della sicurezza e sul fronte delle politiche sociali. Tanti cittadini qui per strada, anche tanti cittadini di questa zona, di via Padova. Sì, sono quei pochi cittadini tali che vivono ancora in via Padova che chiaramente vogliono protestare nei confronti di una situazione che qua è ormai gestibile. Per Pisa Pia questo qua che voi potete vedere era un laboratorio sociale, per noi è un problema della città che va subito affrontato per risolvere. Per quanto riguarda Expo, Pisa Pia ha fatto l'ultima nuova, soldi soltanto agli immigrati di seconda generazione. Sì, questa è una proposta assurda partorita dalle menti fantastiche del sindaco di Milano Giuliano Pisapia e del ministro Chiang di voler dare, di assegnare tutti i posti di lavoro che si creeranno nel settore dell'accoglienza ai nuovi visitatori che verranno per l'Expo, 60.000 al giorno, 20 milioni nei 6 mesi, agli stranieri di seconda generazione. L'Expo poteva essere l'occasione per trovare posti di lavoro alla nostra gente, invece sarà tutt'altro. Quindi secondo questa proposta gli italiani non potranno lavorare per Expo? Parrebbe di sì, è questo l'assurdo. Speriamo che intervenga subito Maroni e la regione per risolvere il problema. Tanta gente qui in via Padova fino a Piazzello Reto.